Il libro ve lo consiglio assolutamente perché è un libro che è appunto un pamphlet di intervento politico che ha il pregio di essere scritto in maniera molto chiara, evidente e anche di contenere delle proposte, direi proprio politiche, oltre diciamo che di analisi. E devo dire che quando l'amico professor Tommasetti, che fra l'altro è stato rettore dell'Università di Salerno per 6 anni, mi sembra. E quando l'amico Tommasetti mi disse che appunto stava per uscire questo suo libro e mi disse qual era il titolo, io per deformazione professionale, insomma occupandomi di filosofia, pensai come prima cosa che fosse un libro di filosofia e mi stupii un po', anche se in qualche modo è anche un libro di filosofia, come dirò. Perché il negativo ha tutta una storia pure filosofica, come ben sapete. Diciamo, il primo nome che viene in mente è sicuramente quello di Hegel, che nella prefazione della Fenomenologia dello Spirito parlava dell'immane potenza del negativo. E qui ovviamente è tutto, il discorso si svolge in prima istanza in un altro modo, perché si parte da una constatazione che può sembrare banale, ma che invece, se ci si riflette, ha molte conseguenze, cioè il fatto che il termine nell'epoca del Covid, essere negativi ovviamente al test, era qualcosa di positivo, quindi c'era uno slittamento semantico. Essere positivi significa appunto essere infetti, e essere infetti significava essere passibili di distanziamento, isolamento, segregazione, e quindi tutto quello che storicamente appunto era associato al polo positivo veniva in qualche modo ribaltato. Allora, questo bisogna stare sempre molto attenti al linguaggio. Il secondo capitolo del libro è proprio dedicato a questo uso un po', come posso dire, fuorviante e anche in qualche modo non corretto delle parole, che è avvenuto in epoca Covid e che più in generale avviene ogni giorno nell'epoca della politica e della comunicazione di massa sostanzialmente. E quindi c'è anche un invito sotteso a tutto il volume a riconsiderare un po' il senso delle parole, a darne un giusto significato e soprattutto a smascherare, oserei dire, anche se questo gli autori non lo dicono esplicitamente, ma è secondo me il senso del libro, tutte le astuzie del potere, o meglio dei poteri, perché oggi in una società che per forza di cose è compressa, non è facile identificare il potere nemmeno in una scala gerarchica. Cioè il potere è qualcosa di diffuso, prima di tutto è l'opinione comune, l'opinione mainstream che ci detta delle regole e che esclude coloro che in qualche modo non si adeguano a degli stilemi di pensiero e delle idee ricevute. E poi sostanzialmente tutto questo significa in qualche modo una crisi profonda delle nostre società, delle democrazie, perché la democrazia si basa sulla correttezza del linguaggio, sul confronto delle opinioni, sulla dialettica fra le opinioni diverse e anche sulla ricerca, tutto sommato, di una verità condivisa e comune insieme, mentre oggi in qualche modo attraverso le parole si cerca di squalificare l'avversario. Tutto il secondo capitolo del libro è dedicato un po' a questo tema, mentre il primo parla più direttamente del Covid. Il libro è stato scritto nel periodo in cui, in sostanza, la prima fase acuta del Covid era stata superata e si ponevano molte speranze, in qualche modo pure ben riposte, nei vaccini. Quindi oggi, probabilmente a 6-7 mesi di distanza da quando il libro è stato scritto, è stato pubblicato, un discorso si potrebbe svolgere in maniera più comprensiva, sempre nella speranza che appunto non ci siano altre ondate o che, come in questi giorni sembra, altre infezioni non emergano.
Poi gli altri capitoli invece parlano del problema del consenso e quindi della democrazia, del problema dell'economia con delle proposte molto concrete anche sulla fiscalità, quindi con una piena accettazione della proposta della Lega della flat tax, ma anche con una precisione, un dettaglio relativo alle varie aliquote che il professor Tommasetti, che fra l'altro è un economista, ci propone. Un altro capitolo concerne chiaramente la ricerca, essendo il professore appunto impegnato nell'Accademia, e quindi tutti i ritardi di questo importante settore in Italia. Ed è molto efficace, a mio modo di vedere, il fatto che il tema della ricerca è legato al tema della libertà di espressione. La libertà di espressione che è qualcosa che in qualche modo proprio nelle università sono quelle che soffrono di più del clima del politicamente corretto, come viene detto nel libro, che poi è arrivato fino agli eccessi assurdi della cancel culture sostanzialmente. E poi c'è un ultimo capitolo che parla del welfare. Sono talmente tanti gli stimoli. Ovviamente a me la parte sulla libertà di espressione è quella, oltre ovviamente a quella sul Covid, è quella che ha stimolato più riflessioni. E insomma, anche perché c'è una consonanza di idee, di opinione, di stati d'animo che in qualche modo mi fanno essere molto simpatico con l'impostazione che dà il professor Tommasetti. Io dico il professor Tommasetti, ma ovviamente il libro è stato scritto anche insieme al dottor Calò, però ripeto sempre il professor Tommasetti semplicemente perché ho anche dei dialoghi, non dico quotidiani, ma frequenti con lui, e quindi in qualche modo insomma sono idee che abbiamo anche maturato insieme ad altri intellettuali, giornalisti, persone con le quali abbiamo a che fare sostanzialmente. Mi piace molto la differenziazione che viene fatta nel libro fra due tipi di libertà, di impegno intellettuale. L'impegno intellettuale volto appunto ad affermare la verità, e quindi l'impegno culturale nel senso più puro del termine, e l'impegno che è quello in qualche modo dell'intellettuale organico di matrice gramsciana. Ovviamente l'intellettuale organico è un intellettuale, un uomo di cultura che è impegnato in un progetto di trasformazione sociale che lui ritiene debba sovvertire la tradizione, la storia, così come l'abbiamo ricevuta, e in questo impegno l'intellettuale organico non ha paura di prostituire, oserei dire, fra virgolette, la cultura, cioè di asservire la cultura a questo fine estrinseco. Mentre al contrario, tutto il contrario è l'intellettuale non organico, e qui Calò e Tommasetti, data la loro probabilmente origine napoletana, fanno riferimento a Benedetto Croce, cioè un intellettuale che in qualche modo è prima di tutto impegnato a servire l'ideale della cultura. Perché in effetti nel libro non c'è molta... Non ci sono molti passaggi relativi a un altro dei nostri punti cardine, cioè quello che è l'interesse nazionale, però sostanzialmente io ho sempre creduto proprio con Croce che in qualche modo l'universalità, cioè la ricerca dell'universalità è propria della cultura, mentre la ricerca del particolare, quindi dell'interesse, che è sempre specifico, particolare, dei popoli, delle nazioni, delle patrie, è proprio della politica. E questo è una parte molto importante, per esempio, del discorso intellettuale, perché la cultura non è l'universale umano. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, in qualche modo ci fu un asservimento della cultura, i filosofi per lo più asservirono la cultura alla politica. Bergson, che era uno degli intellettuali
che andavano per la maggiore, forse il più famoso intellettuale del tempo, disse addirittura che mentre la cultura francese è la cultura dello spirito, la cultura della Germania, Francia e Germania erano, si combattevano, erano nemici in quella guerra, la cultura della Germania era una cultura militaristica, meccanicistica e quindi da sconfiggere perché rappresentava dei disvalori umani. E Croce disse no, guardate, io sono un patriota, un fiero patriota, quindi sto con l'Italia, però la cultura non è, è qualcosa di universale, è qualcosa che appartiene all'uomo in quanto tale e quindi non può essere strumentalizzata. E le pagine sulla guerra di Croce sono proprio bellissime proprio perché per questo richiamo che lui fa agli intellettuali affinché servano prima di tutto il loro scopo e il loro ideale, che è qualcosa che in qualche modo abbiamo visto e vissuto anche in questi ultimi giorni con la guerra in Ucraina, cioè episodi come quelli con cui si è vietato, si è voluto vietare, si è cercato di vietare l'esecuzione di opere di matrice russa, di autori russi, di classici russi, dimostra appunto a quali livelli di stupidità umana può giungere appunto l'uomo. E quindi bisogna sempre tenere presente questa interdipendenza. E poi c'è il discorso invece del Covid. Il discorso del Covid che è un discorso molto complesso perché in sostanza noi abbiamo vissuto, a mio modo di vedere, la prima pandemia con effetti globalizzanti. In che senso? Nel senso che tutto sommato, diciamoci la verità, la pandemia del Covid il Covid è stata una malattia abbastanza seria, però tutto sommato molto meno seria delle grandi epidemie e pandemie che ha avuto la storia dell'umanità. Solo che la facilità con cui si trasmette in un'epoca in cui tutti siamo in contatto con tutti, la facilità con cui viene enfatizzata dalla comunicazione di massa, il fatto che la politica oggi sempre più cerca di non assumersi in prima istanza le proprie responsabilità e quindi delega ad altri, agli scienziati, ci ha fatto vivere questa epidemia come qualcosa quasi di apocalittico, anche forse per quanto riguarda noi occidentali la completa mancanza di senso che noi abbiamo oggi pure nei confronti della vita e quindi la paura che non trova più conforto in speranze ultraterrene, trascendenti come erano per le epoche passate. Quindi abbiamo vissuto questa grande bolla, ripeto, io non sono assolutamente né negazionista né antivaccinista, anzi credo che i vaccini abbiano contribuito in maniera non indifferente a migliorare la situazione, però cerco di vedere anche le cose in un'ottica, come posso dire, storica e quindi tutto sommato devo dedurre che è stata una grande bolla speculativa, però è qualcosa che non concerne solo il virus in quanto tale, ma secondo me concerne un po' tutte le emergenze che noi stiamo vivendo e che andremo a vivere, perché in questo aveva perfettamente ragione un sociologo tedesco negli anni Ottanta, quando diceva che la globalizzazione è il periodo delle emergenze continue, perché ogni emergenza diventa subito un'emergenza globale e quindi la politica deve governare queste emergenze. Come la deve governare? La deve governare affidandosi ai tecnici, agli scienziati, come dice la vulgata più comune, o in qualche modo avendo il coraggio appunto di se stessa, cioè di fare politica, perché ciò che contraddistingue la politica rispetto ai saperi tecnici particolari, secondo me, deve essere proprio questo, la capacità di avere una visione complessiva, cioè di fare una sintesi di tutte le visioni. È importante sicuramente la visione che ha lo scienziato, come è importante la visione che ha l'economista. Molto spesso nel libro si parla delle conseguenze non indifferenti che da un punto di vista economico ha avuto il Covid, però poi tocca al politico fare una sintesi di tutto questo e assumersi in prima
persona alle proprie responsabilità. E oggi a me sembra che questo manchi, quindi manca la politica. La politica è come se avesse delegato al suo compito. Sotto sommato la globalizzazione è anche questo, cioè un predominio da una parte delle dinamiche del mercato, quindi che poi soprattutto sono le dinamiche dei mercati finanziari, e dall'altra il predominio di una cultura prêt-à-porter, buonista, politicamente corretta, che in qualche modo vuole affrancarci dal pensiero sostanzialmente, e quindi come tale è qualcosa di molto deleterio. E il libro, insomma, la visione che emerge dal libro è da una parte quella di una perfetta consapevolezza di questi problemi, della necessità di dare risposte anche impopolari a tutte queste questioni che attanagliano, diciamo così, il nostro tempo, ma anche di farlo, come posso dire, nel modo giusto, quindi appunto utilizzando gli strumenti della politica e non quelli della declamazione vana, oppure, come posso dire, quindi a mio avviso, insomma, ripeto, quello che soprattutto emerge dal libro è una stimmung, dico nei tedeschi, uno stato d'animo che è proprio anche un po' di tutti noi, per chi lo è ovviamente, no? Uomini più, insomma, che hanno, di destra, diciamo così, o di centrodestra. E ci indica una strada, e anzi, secondo me, proprio con questa stimmung, con questo modo di porsi di fronte ai problemi, deciso, netto, ma anche in qualche modo serio, il libro è estensibile ad libitum, diciamo. Ovviamente quando è stato scritto non c'era ancora l'emergenza guerra, ma sicuramente con questa metodologia si potrebbero dire tante cose anche sulla guerra, eccetera. Quindi è un libro, anche un pamphlet, che ci indica un percorso, una via da seguire, e ci dà anche una speranza affinché in qualche modo l'uomo di cultura, il pubblicista, l'accademico, chiunque sia, insomma, che dia non la linea, perché non è assolutamente questo il caso per chi non crede nell'intellettualità organica, non dia la via, ma dia quantomeno, svolga il suo compito, che è quello di chiarificare sui concetti, chiarificare sul modo di essere, di comportarsi, e anche di affermare l'autonomia della cultura da una parte e l'autonomia della politica dall'altra. Ecco, su cultura e politica secondo me bisogna un po' lavorare nel futuro, perché nell'epoca nostra c'è un predominio della tecnica, dell'economia e di una etica moralistica e moraleggiante che non è veramente etica, come vediamo ogni giorno, crea continuamente dei cortocircuiti che appunto in qualche modo la contraddicono.